Buon pomeriggio dalla sala conferenze di Palazzo Corigliano Napoli dell'Università Orientale di Napoli. Iniziamo questa giornata dedicata a Giovan Carmine. Sono Roberta Bano, vicepresidente di Aerdanza, e a nome della presidente Paola De Simone. Rivolgo il ringraziamento prima di tutto all'Università per averci accolto, al professore Raffaele Nocera che ha seguito l'organizzazione e ha partecipato attivamente a questa iniziativa. Adesso chiamo subito per i saluti il professore Augusto Guarino, prorettore dell'Università Orientale. Grazie. Buonasera, io non voglio rubare tempo a questa bellissima iniziativa, voglio solo dire che siamo molto contenti e onorati di ospitare questa iniziativa. Diciamo, la nostra università è spesso associata allo studio delle lingue un po' in tutto il mondo. In realtà noi, oltre che alle lingue, siamo interessati alla diversità culturale, non soltanto quella che si esprime linguisticamente, ma anche all'elaborazione culturale in tutte le sue forme, comprese appunto quello dello spettacolo, delle arti del movimento. Ci interessa molto la didattica anche non verbale, delle discipline non verbali, tutte le arti performative, compresa appunto la danza. E quindi è un'occasione importantissima di confronto. E poi la questione del Cile, per noi, io sono un ispanista, il golpe del 1973 è una delle prime cose che io ricordo dal punto di vista, diciamo, anche della mia biografia personale. È stato un evento che ha cambiato la storia politica sicuramente dell'Occidente, ma forse del mondo, perché è stato un punto di rottura. E l'altra cosa che spesso, insomma, si passa un po' in secondo piano, l'esperienza 1970-73 del governo di Allende fu un'esperienza importante non solo dal punto di vista politico, ma molto anche dal punto di vista culturale, dell'elaborazione, di avvicinare la politica e l'elaborazione culturale, e la danza sicuramente ha fatto parte di questo grandissimo processo che poi ha portato alla grande diaspora degli anni 70, dei musicisti, dei pittori, dei registi, degli attori, dei performer di vario tipo. Quindi siamo molto contenti di ospitare questa iniziativa, e come prorettore di questo Ateneo, quello che posso dire è che tutte le sollecitazioni di questo tipo, tutte le forme di collaborazione sono benvenute. Noi siamo sempre molto aperti e disponibili perché, appunto, come vi dicevo, la nostra mission, come usa dire adesso, è proprio quello dello studio della diversità e della ricchezza culturale. Buon lavoro, resterò qua a sentire, sicuramente sentiremo cose molto interessanti. Do invito anche per i saluti il professor Vincenzo Arsillo, che è il presidente del CESAL. Molto, molto rapidamente, anch'io desidero ringraziarvi da seduto, però. Allora, desidero ringraziarvi, quanto ha appena detto il professor Guarino, lo sottoscrivo. Il CESAL lavora da sempre su questa intersezione di interessi e di mondi. E devo dire che quanto Augusto Guarino ricordava, cioè di come il mondo, in particolare latinoamericano, come coloniali, insomma, e postcoloniali poi successivamente, ha una ricchezza culturale pre-coloniale che molto spesso è espressa attraverso forme esattamente non direttamente verbali.
Io mi occupo soprattutto di Brasile e da questo punto di vista, insomma, mi permetto di ricordare l'esperienza di uno dei massimi coreografi della contemporaneità, che è stato, tra l'altro, se non sbaglio, brasiliano, che è stato direttore di Biennale Danza fino a qualche anno fa. Eccoci, scusate, ma c'era stato un problema tecnico, quindi adesso do la parola alla Enrica Palmieri, direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza, che ringrazio per l'attesa e mi scuso per il problema tecnico. Prego, a lei la parola. Buon pomeriggio a tutti, avrei volentieri ascoltato il finale dell'intervento del professore, perché io mi voglio un pochino ricollegare a quanto ha detto il prorettore. Ci piacciono le diversità, non soltanto linguistiche ma anche culturali. Ovviamente la lingua è parte di una cultura. Ha parlato degli anni 70 come anni della propria biografia, della propria autobiografia, quindi mi voglio ricollegare da quel 73, ma anche 77, 78, in cui molta gente è partita e in quel momento in Cile scappavano, appunto nel 73. Io mi sono trovata a studiare a New York, alla scuola di Alvin Nicholas, Mary Lewis, con una studentessa più o meno della mia età, Patricia Rio, figlia di un ministro del governo Allende che era stato ucciso, e pertanto lei è riuscita a scappare negli Stati Uniti, e poi ho incontrato dopo moltissimi anni una danzatrice, Annabella Roldan, che anche lei era una danzatrice classica del Balletto Nazionale del Cile, che nel 73 è dovuta fuggire e poi dopo varie peripezie si è trovata in Bulgaria, ha introdotto poi il metodo Vaganova in Mozambico, un altro paese che si è liberato invece di un altro tipo di schiavitù che era la colonizzazione portoghese. Gli anni 70 sono anni molto importanti, lo dico perché sono gli anni della mia gioventù, ma sono gli anni della liberazione di gran parte dell'Africa, che si è liberata proprio in quel periodo, mentre in America Latina stava succedendo qualcosa di diverso. Quindi che cosa possiamo dire a questa di saluto istituzionale o di saluto di benvenuto a questa discussione? Si può dire che le migrazioni e i trasferimenti sono comunque, diciamo, la linfa, no, della nostra vita, della nostra cultura, proprio di genere, di specie umana. E, a prescindere da perché scappiamo, perché partiamo o da dove o dove vogliamo approdare, perché fondamentalmente il passaggio delle persone lascia dietro di sé anche dei semi importanti che in altri luoghi possono germogliare dando vita a delle forme culturali altamente preziose. Se non ci fosse questa specie di contatto, di disseminazione, noi avremmo delle culture statiche, delle culture quasi immobili, ma è grazie a queste migrazioni, a questi trasferimenti, noi possiamo vedere come in Africa o in America Latina o in Europa possiamo respirare anche delle idee che non sono prettamente autoctone, ma che vengono da altrove. E quest'altrove che ci rende contemporanei, ci rende attuali. Quindi sono felice che questa giornata sia una giornata che focalizza la discussione su una figura molto importante e soprattutto molto interessante, perché dalla Germania lei arriva in Cile e incontra una persona molto importante che poi le cambierà anche l'esistenza. Però penso che sia una giornata che dovrebbe essere l'inizio per tante giornate in cui si doveva parlare di artisti, danzatori e non danzatori,
ma gli artisti in genere, che hanno questa funzione, la funzione di disseminare e di impollinare il nostro pianeta. Grazie. Buon lavoro. Grazie alla direttrice e auguriamo a lei buon lavoro, perché sappiamo essere molto impegnata. E quindi ora iniziamo, diciamo, il nostro convegno, la nostra giornata di studi, dando la parola ad Elisa Vaccarino, che è giornalista, critico di danza, storico, ma soprattutto autore di tantissimi libri. Vorrei ricordare solo La danza d'arte, dedicato al lavoro di Merce Cunningham, Balanchine e Forsythe, al recentissimo volume su La danza a Cuba, un volume splendido pieno di foto che parla delle attività di danza a Cuba, dal balletto classico alla danza contemporanea. E quindi è un grande piacere sentire Elisa Vaccarino, che è proprio un'esperta di danza nell'emisfero, diciamo, occidentale. Prego. Scusatemi. Intanto saluto tutti gli amici che ci sono qui e ringrazio per l'invito. Scusa, me la dimentico. Scusate, se viviamo così col burka. Ringrazio molto per questo invito e sono un poco preoccupata di parlare per prima, perché prima ho intravisto delle immagini che sono molto legate ovviamente al tema di oggi, ma anche alle cose che io dirò. E io sono in qualche maniera, visto che ognuno ha un po' raccontato dei suoi legami con mondi, e sono un po' una donna europea travolta dall'America Latina. Come John Turner, come altri casi che riferirò. E volevo citare una frase di Mario Vargas Llosa, che è peruviano, è stato amico di Fidel Castro, poi meno, e lui scrive: il sogno di creare un paradiso in terra genera spesso solo inferni. Nel corso della storia ciò si è verificato, forse più che in ogni altra parte del mondo, in America Latina. Credo che ci sia molta verità in questa frase, nel senso che dall'Europa, alla ricerca di nuovi orizzonti, con miti, stereotipi, esperimenti sociali, anche se l'America Latina è stata, in qualche modo è, dominata dagli Stati Uniti, è il cortile di casa, nello stesso tempo è una terra vergine, tra virgolette, esotica, primitiva, pauperista, dove si può cambiare il mondo, cambiare la propria vita. Quindi è un ricettacolo di sogni in qualche maniera. Oltretutto, ricordando anni anche precedenti agli anni 70 del Cile, la rivoluzione castrista del 59 con Fidel, il cubano, il Che, che era argentino, hanno creato tutta un'aspettativa per cui l'America Latina è sempre vista come un luogo dove accadono delle cose che possono segnare un cambiamento. E John Turner, io lì per lì non ricollegavo tutti i fatti, ma lei è una donna inglese che arriva da una società come quella inglese, che è classista, che è coloniale, che è mercantile, che ha un fondo da una parte vittoriano, dall'altro di battaglia delle donne suffragette. E come sono incappata in lei? Lei in realtà
come danzatrice e fa parte, dopo aver studiato alla scuola di Jos Leder, fa parte dei cosiddetti Jos Ballet, che è il nome della compagnia di Kurt Jos per le tournée. Perché ovviamente dobbiamo sempre pensare che parliamo ancora a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Kurt Jos, la politica c'entra sempre con la danza che conta. Kurt Jos nel 1933 scappa, avvertito dai suoi amici massoni, scappa dalla Germania appena in tempo, prima di essere acciuffato, perché si era rifiutato di cacciare dalla compagnia i danzatori ebrei e il suo musicista era musicista per cui conosciamo i suoi lavori più importanti come il Tavolo Verde, il tavolo su cui i potenti della terra si giocano al destino dei popoli, anche Fritz Cohen, ovviamente ebreo. E se ne va in Inghilterra dove peraltro, essendo tedesco, non importa se antinazista, è considerato in qualche modo un prigioniero di guerra. Va ad Artington, dove lavora comunque, e lì ha una sede che adesso è stata restaurata da Wayne McGregor, che è l'attuale direttore della Biennale d'Arcia, quindi che ha proprio voluto, scelto questo luogo per amore di storia, diciamo. Sono incappata in John Turner in realtà attraverso il primo marito, Patricio Bunster Briseño, il quale era danzatore, maestro, coreografo cileno e poi tramite Victor Jara. Sono incappata in Patricio mentre lavoravo appunto al mio libro Cuba Danza, che è uscito quest'anno, perché era stato invitato a contribuire al repertorio del Ballet Nacional de Cuba, che ha naturalmente i grandi classici montati da Luis Alonso, ma anche dell'altro, tra cui un balletto che si chiama Venceremos. In alcuni siti, siccome bisogna diffidare dei siti, questo Venceremos è attribuito a Joan Turner. In realtà Joan Turner è depositaria del patrimonio di creazioni di Patricio Bunster, con cui ha mantenuto sempre un rapporto diretto. E questo Venceremos è stato fatto, ha debuttato nell'82 all'Università della Habana. Bunster è stato danzatore nel Ballet Jos durante una tournée europea e ha interpretato il ruolo della morte appunto nel Tavolo Verde, che nel 1932 è stato premiato al concorso di coreografia degli Archives International de la Danse Rolf de Marais, che era stato il grande patron dei balletti svedesi, i rivali dei ballet suédois. Rivaleggiavano in chi era più d'avanguardia verso dal 25 al 29. E dopo gli studi universitari di architettura e di danza in Cile, dopo essere stato solista del Ballet Nacional cileno dal 45 al 50, Bunster si dedica negli anni 50 alla danza a Essen e poi a Londra, dove Sigurd Leder, il complice di Jos, aveva aperto una scuola propria negli anni 40. E nel 47 Jones diploma, è una delle allievi migliori, entra nella compagnia e subito fa dei ruoli importanti, sposa Patricio e lo segue in Cile nel 54. Lavora con lui, dopodiché quando lui torna in Cile e diventa vice direttore del Ballet Nacional e viaggia in tournée latinoamericane, sempre lo segue. Sono interessanti i titoli delle creazioni di Patricio. Uno si chiama Calaucan ed ha per tema la lotta per l'identità.
perché poi c'è sempre questo problema. L'America Latina ha un debito un poco mal digerito, ma inevitabile, con la cultura europea e con la cultura autoctona. E per esempio si possono vedere dei tentativi, dei desideri, degli intenti di mescolare questa cultura del vecchio continente con quella del nuovo continente di arrivo, e c'è un concetto che lo esprime molto bene, che è quello di transculturazione, che è stato creato da un cubano, dall'etnomusicologo Fernando Ortiz, nel contrapunteo cubano del tabacco e dell'azúcar degli anni 40, per parlare proprio di questa andata e ritorno della cultura americana, europea, in qualche caso anche afrodiscendente, nel caso di Cuba è ovvio. A Cuba questo diventa il moderno, nell'accezione cubana, è un misto di Martha Graham e di afroculture. Per dirvi le idee di Patricio Bunster, che poi diventa insegnante all'università, all'Accademia dell'Umanismo Cristiano, diceva: guardatevi meno allo specchio e guardate dalla finestra, nel senso guardate la realtà del mondo. Joan Turner è una grande danzatrice che aderisce a questa visione di Oz di danza impegnata, di danza politica, di danza che ha dei contenuti da dire, e interpreta la madre in Calaucan, che appunto è di Patricio, interpreta la partigiana nel Tavolo Verde, la donna in rosso dei Carmina Burana, la Medea di Birgit Kulberg, e anche una creazione di Pauline Conner, che è proprio una figura tipica, figlia di emigrati ebrei russi, allieva di Mikhail Fokin, e però lavora anche nel teatro di intrattenimento. E la stessa Joan lavorerà nel Re ed Io, The King and I, musical, perché l'America non ha questa... forse anche qui da noi adesso il crinale si fa un pochino più sottile, ma non ha questa divisione netta tra la danza colta, seria e l'intrattenimento. Anche Alice Alonso ha danzato nei musical a Broadway. Però poi cosa succede? Che Patricio collabora spesso per le sue creazioni con Victor Jara, che gli fa le musiche. Adesso non è il caso di dare l'elenco delle collaborazioni, ma si crea una nuova combinazione di affetti, e nel 60 Joan si unisce a Victor Jara. E nel 64 fonda un lavoro pedagogico con un collega, con Alfonso Naune, il taller coreografico, per sperimentare. E nel 70 Patricio Bunster, che nel frattempo ha incarichi più istituzionali, li aiuta perché non avrebbero più i mezzi per continuare, li aiuta, li sostiene, gli offre gli spazi e anche alcuni suoi pezzi, in modo che i giovani possano misurarsi col palcoscenico. Le elezioni famose per Allende sono del 70, come è già stato ricordato, e c'è una campagna in Seremos in cui tutti quanti i tre personaggi di cui stiamo parlando sono coinvolti. Nel 70 in strada si balla, ci si tiene per mano, si fanno catene, si accendono i falò. Peccato che il sistema nazionale e internazionale non possa tollerare che si siano nazionalizzate le miniere di rame, perché se questo accade in Cile potrebbe accadere anche nel resto dell'America Latina, e sappiamo tutti il grande sciopero dei camionisti e
la caduta terrificante, il suicidio dello stesso presidente Allende. Victor Jara diceva: un artista deve essere un autentico creatore e quindi nel suo profondo un rivoluzionario, un uomo pericoloso quanto un guerrigliero a causa del suo grande potere di comunicazione. E qui potremmo parlare anche dell'oggi in altri termini, ma insomma. Dopo il colpo di Stato, John Turner rientra in Inghilterra con due figlie, una di Patricio e una di Victor. E torna però a metà degli anni Ottanta, non rinuncia a cercare la verità sulla morte di Victor, che era uscito di casa e non era mai più rientrato. Si è poi saputo che era allo stadio, fatto prigioniero, torturato, rotti i polsi perché non suonasse più. E a distanza di moltissimi anni è riuscita a trovare, attraverso dei testimoni, un tal Pedro Barrientos Núñez, che era un militare colpevole in prima persona della morte del marito, a farlo condannare e ad avere un risarcimento di 28 milioni di dollari per le due figlie. Ha fondato Joan una fondazione a nome di Victor e mantiene attivo il gruppo di danza Spiral, che era nato precedentemente al ritorno in Inghilterra e alla decisione di riprendere il lavoro in Cile, che continua a essere un vivaio di danzatori e coreografi. Vorrei dire che questo destino, queste sono delle cose, pensieri un po' più personali rispetto ai dati storici. Questo destino per cui una donna europea intelligente, capace, progressista, decide di cambiare paese e insieme a uomini che anche loro vogliono cambiare, vogliono intervenire nella realtà, si pone a combattere. E poi a combattere per la memoria di questi uomini. È un caso non unico, perché potrei parlare di per esempio, Lorna Burstall, un'americana che si mette con Barbarroja, che è il braccio destro di Fidel Castro sulla Sierra Maestra e che poi diventerà il capo dell'intelligence castrista. E lei porta lavori propri, lavori di Doris Humphrey, contribuisce a fondare insieme alcune donne messicane, il Messico è una punta avanzata della danza moderna in Latino America. Questo fatto di sposare un paese, sposare degli uomini ed essere un po' le vestali, le muse, le Giselle che li amano oltre la morte, è un fenomeno che varrebbe la pena di studiare. Non tocca a me tessere l'elogio di John Turner, lo ha fatto Roberto Saviano, il quale in una serie di piccoli programmi televisivi dedicati agli eroi ha voluto fare una puntata dedicata a John Turner. È una signora veramente tenace. Io prenderei soprattutto questo, capace di rimontare dei dolori personali, sociali, politici e di non smettere di combattere. In questo senso è un esempio. Grazie. Grazie. Ringrazio Elisa Vaccarino che appunto ha ricostruito la biografia di Joan e il suo incontro con Victor Jara. E adesso do la parola al professor Raffaele Nocera, docente di storia dell'America Latina e che è anche un po' il nostro ospite, diciamo, di questo pomeriggio. E lo ringrazio per la sua dedizione.
Grazie Roberta. A me spetta il compito di tediarmi, no? Un inquadramento con un quadramento solo. In realtà alcuni elementi di riflessione sono già stati evidenziati, lo diceva prima il professore Augusto Guarino, parlando appunto di del Cile, di Allende. La relatrice che mi ha preceduto richiamava in un certo senso l'interesse per la regione latinoamericana degli anni 50-60, che poi sono appunto gli anni che spingono personalità come la Darwin e tanti altri artisti, intellettuali, scrittori, uomini di cultura a recarsi in America Latina, tra cui appunto la Turner. E quindi io comincerei da qui brevemente, il mio sarà un intervento di appena 55 minuti, quindi insomma vi chiedo solo un po' di pazienza, ma lo faccio appunto per le ragazze e ragazzi che sono presenti e che forse ignorano la storia del Cile. Io stesso ci ho messo molti anni e tuttora la ignoro. Appunto, gli anni 50 e 60 sono fondamentali non solo per la storia del Cile, un piccolo paese tra giganti latinoamericani. Il Cile viene considerato un po' è l'ultimo rincon del mondo, no? L'ultimo paese del pianeta, separato dall'oceano, separato dalle Ande, che non può tenere, come dire, il confronto con i giganti dell'America meridionale, quindi della vicina Argentina, del Brasile, paese continente, ma nemmeno con la Colombia, Venezuela, Messico e così via. Ed è un paese che negli anni 50-60 ha, in un certo senso, livelli di, voglio dire arretratezza, ma comunque di sviluppo economico-sociale che non sono comparabili a quelli dei paesi vicini, comunque a quelli più noti anche nell'immaginario collettivo europeo e italiano, uno fa tutti appunto il Messico e ribadisco l'Argentina. Ha dalla sua, per chi come dire, conosce quella realtà, il fatto di essere un paese sostanzialmente stabile politicamente, non ha vissuto di scossoni. Nell'immaginario, secondo appunto uno stereotipo che è durato a lungo anche in Italia, l'America Latina è una regione di rivoluzioni, di generali d'operetta, e il Cile sfugge, no, a questa interpretazione, perché tutto sommato è un paese, tornerò su questo termine, noioso, no? Questa è un'affermazione insomma che ha utilizzato anche il cineasta Patrizio Guzman, tutto sommato noioso, dove non succede quasi nulla. Eppure negli anni 50-60, quando la Turner si reca in Cile, comincia da una parte ad allinearsi a ciò che succede nel contesto latinoamericano, cioè a respirare il clima, come dire, di mutamenti che sono anche sociali e culturali, perché gli anni 60 sono un decennio di profondi mutamenti, non solo politici, pensiamo alla rivoluzione cubana del 59, ma anche di mutamenti sociali, l'organizzazione della società e anche culturali. E il Cile diventa poi esso stesso un laboratorio politico, perché questo lo sappiamo con l'esperimento di Unidad Popular a partire dal 70, e purtroppo anche un laboratorio politico con la dittatura militare che governa questo paese dal 73 all'89, insomma 90, ma anche un laboratorio di sperimentazioni culturali. Chi mi seguirà parlerà per esempio della nuova canzone cilena, uno dei personaggi più noti che conosciamo è Violeta Parra, ma tra questi appunto c'è anche Victor Jara. Perché dico questo? Perché è a partire dagli anni 60, in realtà dalla metà di questo decennio, cioè dal 64-65 in poi, che quel progetto politico che è associato ovviamente ai partiti di sinistra, a quei partiti che poi formeranno la coalizione di Unità Popolare, che è anche, oggi possiamo dire, forse se non soprattutto un progetto culturale, era sì un progetto politico, no? Diciamo alternativo alla rivoluzione cubana. Per farla breve, la rivoluzione cubana aveva indicato al mondo che si poteva prendere il potere utilizzando la lotta armata. In una rivoluzione, dopo
l'esperienza sovietica e quella nel contesto latinoamericano, messicana, la rivoluzione messicana è la prima rivoluzione del Novecento, della storia mondiale, anche diciamo, un piccolissimo paese si poteva prendere il potere, abbattere una dittatura e iniziare un percorso diciamo, orientato a redistribuzione del reddito, insomma, una rivoluzione di carattere socialista. Nel caso del Cile invece la novità è rappresentata dal fatto che si può seguire un percorso pacifico, no? E questa è la via pacifica al socialismo che diciamo, viene proposta da Salvador Allende, viene appoggiata da una coalizione di partiti che lo sostengono, il suo socialista, quello comunista e poi ci sono delle formazioni minori e che peraltro è diciamo, il risultato di un lungo cammino, perché l'Unità Popolare quando arriva al potere nel 70 si avvale di un percorso che adesso la storiografia di certo non fa rimontare al fronte popolare della fine degli anni 30, ma l'esperienza degli anni 50 e 60 sì. Non a caso Allende si era già presentato 3 volte prima del 1970, prima di vincere poi le elezioni. E quindi questo progetto politico è anche un progetto culturale. Questo è un aspetto, secondo me, che a mio avviso viene sottolineato poco. E qui arrivo, come dire, a un secondo aspetto prima delle conclusioni, perché ho deciso appunto di non annoiarvi. In queste diciamo, settimane, mesi, mi è capitato di parlare già una volta insieme appunto al correttore di Cile, l'abbiamo fatto a proposito dell'anniversario dell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Pablo Neruda. E già in quella occasione mi ha fatto piacere recuperare una videointervista che insieme alla Fondazione Feltrinelli realizzammo appunto al cineasta Patrizio Guzman. Stavamo organizzando appunto una mostra con la Fondazione Feltrinelli sull'anniversario del golpe nel 2013. E, insomma, in questa intervista Patrizio Guzman, che rilasciò nel 2013, dice diverse cose insomma, abbastanza interessanti. Ne segnalo due che in realtà come dire, rafforzano ciò che sto dicendo adesso. Lui si riferisce al principio degli anni 70, ma in realtà è una riflessione che può essere applicata anche al decennio precedente, ripeto, agli anni 60. Lui dice, il mio paese, il Cile, negli anni 70, quindi negli anni di Unità Popolare, era in uno stato di emozione, di mobilitazione e di entusiasmo fantastico. È stato il momento più felice per il Cile degli ultimi 100 anni. Ovviamente sta esagerando, però sottolinea il fatto che fu un periodo di esplosione culturale. Ci sono anni in cui, non so come dire, si percepiva l'allegria, no? La gioia di manifestare, di stare in piazza, di essere, come dire, a fianco di lavoratori, contadini e quant'altro. C'era una, come dire, un progetto collettivo che teneva insieme appunto i cileni e le cilene. Il punto è che questo progetto collettivo riguardava solo una parte della popolazione locale, perché c'era un'altra parte della società, della popolazione cilena, che invece non si riconosceva in quel progetto politico, sociale e culturale. Però è un aspetto appunto centrale questo, quello dell'esplosione culturale. Che cosa avviene durante la dittatura e cosa vive, ovviamente non solo attraverso la morte del compagno di Vito Cara, ma poi anche la Tarne che ricordiamo oggi. E avviene quello che è stato definito l'apagon culturale, cioè nel senso che la dittatura guidata da Pinochet non è solo un regime militare oppressivo, repressivo, che sta violando sistematicamente i diritti umani, quindi non sono più i gorillas, insomma, che sono stati dipinti negli anni 70 e 80, una certa storiografia ha dipinto, ma è una dittatura, e ci riesce rispetto a quella argentina, a quella brasiliana, a quella uruguayana di quegli anni, a rifondare il paese. Cioè il progetto è quello di creare un nuovo Cile. La creazione del nuovo Cile passa, e questa è la novità, come dire, di ricerche storiografiche più recenti, soprattutto attraverso un progetto culturale. Qui entrano in gioco la propaganda, l'istruzione, il controllo dei media, le riviste, l'informazione e quant'altro. Quindi è anche, soprattutto, un progetto culturale. Perché? Posto che con la repressione si annientano
come dire, gli oppositori, con il progetto culturale si devono conquistare menti e cuori dei cileni. Solo così noi possiamo spiegarci il Cile di oggi. E qui torno nuovamente a Patricio Guzmán, che a proposito appunto del suo Cile del 2013, ma sembrano così attuali queste parole, mi dice, mi cito, la gente lavora, lavora, lavora. Il Cile è un paese serio, andino, un poco triste. Dal punto di vista dell'immagine sembra un paese non latinoamericano, sebbene sia profondamente latinoamericano. Il problema è che ha perso la sua identità, un paese che ha perso la sua anima latinoamericana. Poi dice appunto che una speranza la si può trovare nei giovani del 2013, questo, quindi non siamo ancora in fase del noto assalto sociale. I giovani, la popolazione non vuole più essere oppressa, vuole una vita più tranquilla, vuole recuperare una vita più umana, non così frenetica come quella che si vive a Santiago. E allora, se facciamo tesoro di queste parole, appunto delle affermazioni di Patricio Guzmán, e allora anche le proteste sociali che sono iniziate nell'ottobre del 2019 e che hanno poi dato la possibilità di avviare un percorso costituente che si discute, come dire, in questi anni, tutto ci diventa un po' più chiaro. C'è una protesta, una mobilitazione che ha come, diciamo, bersaglio tutto ciò che è stato costruito dalla dittatura dal 73 al 1990. E per chiudere, appunto per ricollegare gli anni 70 con quelli di oggi, non è un caso che la colonna sonora, no, di quei giorni, di quelle settimane di ottobre del 2019, nei quartieri della capitale, della grande capitale di Santiago, non solo quelli popolari, ma anche quelli residenziali, penso a Providenza, che conosce Santiago, a Scondes e così via, ci fossero appunto due canzoni, entrambe della fine degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70. Una appunto del gruppo di musica popolare Tiempo Nuevo, dal titolo emblematico Hemos dicho basta, abbiamo detto basta, e la seconda, ancora di più, appunto, che si ascoltava di più nelle strade, nelle piazze di Santiago, di Víctor Jara, la famosissima El derecho de vivir en paz, il diritto di vivere in pace. Grazie. Ringrazio moltissimo il professor Nocera che ci ha ricordato come la costruzione di un modello culturale, di un'identità culturale è in effetti un obiettivo di tutti i regimi, ma anche delle democrazie, e la stessa distruzione di una cultura è un progetto politico. E quindi, come dire, noi storici di danza appunto, noi storici di danza prendiamo come modello la costruzione identitaria e culturale che Luigi XIV fece anche attraverso la musica e la danza come punto essenziale di partenza, ma vediamo che in qualunque situazione storica, democratica o di regime, il modello culturale prevalente o che viene imposto o che comunque, diciamo, circola prevalentemente, condiziona l'appartenenza e la vita civile. Quindi è un pensiero che non dobbiamo mai dimenticare e che trovo bellissimo da collegare a quello che Elisa Vaccarino aveva ricordato di Patricio Bunster ai danzatori, cioè non guardatevi troppo allo specchio, ma guardate anche fuori alla finestra, perché qualche volta la danza, come alcune altre arti, rischia di essere autoreferenziale e dimentica che è comunque in una società e che gli stessi artisti e danzatori sono in una società. A questo punto invece una giovane artista, docente, che non dimentica che l'arte è nella società è Maria Virginia Marchesano, che chiamo qui e a cui cederò la parola, perché in effetti questa idea di dedicare una giornata di studi da parte di Air Danza e poi di tutto
anche l'orientale e il Cesar a Joan Turner parte proprio da un suo desiderio. Durante l'ultima riunione in presenza a Roma dell'Associazione Air Danza, lei ci ha conquistato con la sua passione per questo tema e quindi adesso do a lei la parola. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Più che raccontarvi chi è Joan Turner, perché c'è stato chi l'ha fatto già per noi, mi piacerebbe raccontarvi perché Joan Turner e mi piacerebbe raccontarlo soprattutto a voi che siete seduti lì dietro e ai tanti giovani che vedo collegati. Joan Turner è stata ed è una danzatrice, un'insegnante, una coreografa e un'attivista britannico-cilena che probabilmente ci ha indicato una possibile strada per dare senso alle nostre vite attraverso l'arte e in particolar modo attraverso la danza. Joan è stata legata, l'abbiamo sentito prima, a due artisti eccezionali, Patricio Bunster e Victor Jara. Patricio Bunster, icona della danza moderna cilena, che credeva fortemente nel potere educativo della danza all'interno della società. E Victor Jara, barbaramente massacrato, torturato e ucciso durante il colpo di Stato in Cile, che forse più di qualsiasi propaganda politica, con le corde della sua chitarra, con la sua voce, con la sua poesia, è riuscito a raccontare gli ideali di giustizia sociale, di democrazia, di libertà, di amore propugnati dal governo di Salvador Allende. E, a mio giudizio, Patricio Bunster, Joan Turner e Victor Jara, attraverso la danza, la musica, il teatro e la poesia, hanno praticato l'arte come esercizio d'amore. Ricordo di chiudere i microfoni a chi è collegato da casa. Chiudete i microfoni. Bello delle dirette. Dicevo che questi tre artisti hanno usato l'arte, la danza, la musica e la poesia come esercizio d'amore, come pratica d'amore. Che vuol dire? Vuol dire che queste persone hanno utilizzato l'arte, la danza, la musica, la poesia per fare cultura e per trasmettere cultura alle classi sociali emarginate, ai diversi. E che cos'è, mi chiedo e vi chiedo, l'amore se non avere cura e rispetto per l'altro da noi? Che cos'è amare se non avere voglia di comprendere e farsi comprendere da chi magari consideriamo diverso, lontano, che magari ci fa anche paura, che sentiamo diverso? Che cos'è l'amore se non questo? E se questo è amore, se amore vuol dire comprendere, comprendersi vuol dire accogliere, allora probabilmente Joan è una guerriera d'amore. È il simbolo dell'ostinazione dell'amore, perché Joan ha impiegato 44 anni della sua vita per restituire rispetto per l'amore che aveva mosso Victor durante la sua vita. Ha impiegato 44 anni per far processare, incriminare e condannare gli esecutori materiali dell'assassinio di Victor Jara. E tutte le volte che ci penso mi commuovo un po', perché tutte le volte che si riesce a restituire una verità storica non si dà giustizia e rispetto solamente al fatto in sé o alla persona in sé, ma in qualche modo si rende giustizia a tutti i torturati, a tutti i massacrati, a tutti i dimenticati, a tutte le persone che sono state considerate diverse dalle varie dittature militari e intellettuali che la storia purtroppo ci ha consegnato. Quando ho scoperto questa storia, per caso, ad un concerto, ho sentito immediatamente risuonarmi qualcosa dentro, perché io sono un'insegnante di danza, mi occupo tutti i giorni della formazione di
giovani danzatori che sognano di fare gli artisti da grandi, sognano di diventare danzatori. E io tutte le mattine mi chiedo qual è il mio compito. Se il mio compito si esaurisce nel trasmettere una disciplina o se ho l'obbligo di fare qualcos'altro. Secondo me sì. Secondo me io ho l'obbligo e tutti noi artisti dovremmo sentire come imperativo morale l'obbligo di essere responsabili della creazione di una nuova generazione di artisti, di una nuova generazione di cittadini, con un rinnovato senso del rispetto, dell'ascolto, della comprensione, dell'amore. Dell'amore inteso come, così come Joan ci ha insegnato, cioè rispettare l'amore che ci muove e che ci ha mossi. E quindi questo è il motivo per cui ci tenevo tanto a che questo evento vedesse luce, ci tenevo tanto che fossero presenti i ragazzi, perché siete voi che dovete smettere di guardarvi solamente allo specchio e dovete guardare fuori dalla finestra. E ringrazio la professoressa Vaccarino per questa illuminante citazione che ho rubato seduta stante e ruberò per sempre. E adesso vi lascio ad un bel video che ci racconta le tappe salienti della vita di Joan, con la regia di un carissimo amico, un regista salernitano, Carlo Roselli, a cui ha prestato la voce Francesco Petti. I think anyone who has experienced what happened in Chile on the 11th of September and is in any way seen or felt as close as we have what fascism really means, their life, I think, changes completely, at least mine has. Joan Turner è una ballerina e attivista britannico-cilena, vedova del cantante, attore e regista teatrale cileno Victor Jara. Joan nasce in Inghilterra il 20 luglio 1927. È stata allieva e danzatrice di Kurt Jooss, l'anima rivoluzionaria e militante della danza d'espressione tedesca. Giunge in Cile agli inizi degli anni 50 insieme al marito Patricio Bunster, danzatore e coreografo del ballet di Kurt Jooss, nonché icona della storia della coreografia cilena e profondo sostenitore del potere trasformativo della danza all'interno della società. Insieme aprono una scuola di danza, nella quale propongono il frutto delle loro esperienze maturate all'interno della compagnia di Kurt Jooss. La loro scuola diviene così l'anima pulsante della cultura coreica cilena e sarà anche il luogo dell'incontro tra Joan e Victor Jara. Da quel momento, la biografia di Joan si intreccia inesorabilmente con la drammatica storia del Cile. Dopo l'assassinio di Victor, avvenuto durante il colpo di stato dei generali del 1973, Joan è costretta all'esilio. Quando rientra in Cile, fonda, assieme all'ex marito Patricio Bunster, il centro di danza Espiral, due volte bombardato e raso al suolo, che si occupa dell'educazione coreutica dei giovani delle classi sociali più umili. La storia della vita di Joan è esemplare di un modo di intendere l'arte e lo studio della danza come mezzo per operare attivamente nella società. Joan ha usato la danza forse nella sua accezione più nobile, per educare i giovani a capire il corpo, per capire il mondo. La storia di Joan è una storia di passione. La passione per una terra, la passione per la danza, la passione per l'insegnamento, la passione che l'ha legata negli intenti e nella vita a due uomini che hanno fatto dell'arte uno strumento di resistenza e di intervento operoso nella società. Patricio Bunster, attraverso la danza, e Victor Jara, attraverso il teatro e la musica, hanno dedicato le proprie esistenze alla trasmissione della cultura alle classi sociali più emarginate. Hanno acceso menti e infiammato cuori.
e Joan è stata la compagna instancabile di questi percorsi. Dalla morte di Victor si è dedicata a perpetuare la memoria di lui, del suo lavoro e dei suoi valori, dirigendo la Fondazione Victor Jara e pubblicando nel 1984 An Unfinished Song, The Life of Victor Jara. Vorrei presentarvi il dottor Stefano Galagnin, ricercatore indipendente e dottorato in etnomusicologia presso l'Università di Roma La Sapienza, appassionato e da sempre ricercatore rispetto a temi che riguardano alla musica latinoamericana e andina. Leggevo di lui che è anche strumentista, musicista, ha avuto all'attivo diverse collaborazioni con gruppi di musica popolare cilena. E a lui chiedo, insomma, chi è Victor Jara. Grazie Stefano. Grazie a te Virginia. Grazie per l'invito, prima di tutto, perché a cui non potevo dire di no, perché insomma non è comune che in questo paese si dedichi una giornata di studi, di riflessioni, eccetera, a una persona come John Turner e a quel contesto e così via. Contesto che come stiamo vedendo, in realtà, almeno a livello generazionale, ha coinvolto molti di noi, no? E io mi unisco al coro dei miei predecessori per dire che anch'io sono stato in qualche modo travolto dall'America Latina attraverso la sua musica e soprattutto a partire dall'esperienza del 73 cileno. Dire la verità, io nel 73 avevo 11 anni, per cui l'aspetto politico sì, lo percepivo, però non era quello che mi motivava veramente. E sono stati forse più i suoni, nel mio caso, quelli che mi hanno portato in quella direzione, ma non c'è dubbio che, come hanno detto in molti, le vicende del Cile sono state un po' una,
iniziazione politica per una generazione, forse anche due, di italiani. E quindi parlando, dovendo parlare di Victor Jara in pochi minuti, tutto sommato, a una platea di giovani di oggi, di persone che hanno oggi l'età che più o meno avevamo noi quando succedevano i fatti del Cile, forse qualche anno di più, ma insomma più o meno quell'età lì, mi stavo un po' chiedendo da dove partire. No, io penso che si possa partire proprio da Victor Jara in Italia, no? Come dire, quanto è stato presente e quanto è presente oggi. Io volevo provare a condividere qualche immagine, provo a condividere lo schermo per essere anche un po' più ameno. Si vede lo schermo adesso? Perfetto. Allora, per dire, questo è un gruppo musicale di canzoni impegnata politicamente di Firenze degli anni, cioè prima metà degli anni 70, beh no, insomma, gli anni 70 in generale. Faceva parte Davide Riondino, per esempio, in quel gruppo lì. Si chiamava Collettivo Victor Jara, come dire, Victor Jara era celebre tanto da motivare un gruppo musicale di giovani di allora di prendere questo nome. E è un nome significativo. Effettivamente, no, certamente non tutti, ma moltissimi sapevano chi era Victor Jara, diciamo, in quegli anni. E negli anni successivi, come dire, ci sono stati alti e bassi da questo punto di vista. Vediamo se riesco ad andare avanti. Eccolo qua. E, per esempio, c'è stato un periodo un po' di dimenticanza, ma poi passo una carrellata veloce. Nel 99 in Friuli fanno un CD di musica di Victor Jara, con alcuni anche, c'è anche un paio di latinoamericani, però sono quasi tutti italiani, friulani, addirittura c'è, non so, Te Recuerdo Amanda è cantata in friulano, e no, ci sono queste presenze. E nel 2000 un vostro compaesano famoso, Daniele Sepe, un grande musicista napoletano, no? Dedica questo disco a Victor Jara, conosci Victor Jara, che è stato un ottimo disco in quel momento, coinvolgendo musicisti di come fa lui, di varie nazionalità. Nel 2003 un gruppo di Roma fa questo omaggio a Victor Jara, Homenaje a una sonrisa, omaggio a un sorriso, sono tutte canzoni di Victor. Nel 2012 ci sono dei torinesi che fanno questo CD di canzoni di Victor Jara arrangiate a modo loro, ma sempre in chiave molto molto cilena, e così, insomma, per finire un po' questa carrellata, ho visto che esiste questo duo di musicisti italiani che addirittura si sono messi come nome il Manifesto di Victor Jara e hanno messo in piedi uno spettacolo tributo a Victor. Ma poi ci sono tutte le cover di altri artisti, che adesso sarebbe un po' lungo e non voglio farlo, fare l'elenco. Basta entrare in YouTube o andare su un sito di discografia e cercare Victor Jara Italia e vengono fuori tante cose. E, diciamo, è un tempo era famoso, oggi sicuramente molto meno in Italia questo personaggio. Non così in Cile, ovviamente, ma come ricordavano prima le persone che hanno, soprattutto il professor Nocera, mi pare, ha parlato di questo. E, insomma, nell'estallido, nella grande protesta del 2019-2020, il leitmotiv, il tema conduttore musicale è stato soprattutto questa canzone di Victor Jara, che è il derecho de vivir en paz, il diritto di vivere in pace. E, se non ho capito male, perché non si vedeva prima da remoto il video, ma c'erano degli spezzoni forse di questo? Mi pareva di sentire un po' la. Comunque, magari faccio vedere comunque un pezzettino. Grazie.
Solo per dire il contesto, ecco, qua siamo mi sembra che questa è la Biblioteca Nazionale di Santiago e c'è questa orchestra popolare di chitarre, di un po' di tutto e c'è un pubblico, no, che partecipa molto, molto sentitamente, molto attivamente. Ma questa canzone poi la troviamo per esempio, se la cercate può valer la pena, e qui abbiamo un'interpretazione coreografica, no? Sempre durante le manifestazioni del 2019, va, un frammento. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Non faccio vedere intero, ma si trovano facilmente se uno le vuole cercare queste cose. E come dire, aspettate, tolgo un attimo la condivisione. Ecco, sì, tra l'altro a me colpisce molto questa immagine di questa danza, di questa coreografia che avviene in una situazione assolutamente di una piazza in agitazione, ci sono i fumi, c'è cioè il fumo degli scontri dietro, insomma, e qui si fa danza, no? Non si viene solo a cantare una canzone di protesta o altro. Quindi sono situazioni molto vivaci, sono situazioni molto molto interessanti, molto belle, e sono situazioni di oggi, in cui sembra essere tornata un po' quella gioia di manifestare che raccontava prima Nocera. E la cosa bella, dal mio punto di vista almeno, è che il leitmotiv di questo sia una canzone dei primi anni 70, di un qualcosa che fino a poco tempo fa si diceva, ah, ma la nuova canzone cilena è vecchia, è sorpassata, no? Poi invece c'ha radici profonde. E tra quelle radici profonde sicuramente Vittor Cara ne occupa un bel po', cioè ha una componente importante. E quindi allora, da qui direi perché? Perché proprio lui, no? In un movimento così grande. E, si possono dire molte cose, sicuramente la figura sua è importante anche ha colpito molto l'immaginazione per quello che è successo durante il golpe, per la sua figura di martire, no? Che in certi momenti ha occupato molto il nostro immaginario, anche forse troppo, nel senso che si è molto andati soprattutto nei primi anni, sull'orrore, no? Gli tagliavano le dita un pezzettino alla volta, che poi non è andata così, ma comunque poco importa, no? Nel senso che comunque è stato molto, molto grave quello che è successo, poco importa se quanto efferato, no? Quanto crudele, eccetera. Beh, erano particolari che colpivano l'immaginazione, quindi circolavano molto, anche fino a diventare un po' delle leggende. Ma l'importante invece è ristabilire appunto quello che ha fatto Joan, la verità dei fatti, ma poi soprattutto andare a vedere, credo, nel lungo periodo, quello che Vittor Cara ha fatto come artista, come personaggio creatore, no? Più che come è stato ucciso o che cosa incarna per la sua morte. E da questo punto di vista ci sarebbe moltissimo, moltissimo da dire, ma credo che si possa fare una specie di sintesi di alcune cose. Vittor Cara veniva dalla campagna, veniva dall'ambiente contadino, sua mamma era una cantora popolare, lui conosceva il folklore e sul folklore lui comincia a lavorare, ma poi vive in città e in città è dove lui sviluppa la sua professionalità,
proposta musicale. E lui ha mostrato una grandissima capacità di attraversare forme, generi diversi, di rompere le forme prestabilite, no? Per esempio, lui ha avuto una militanza in un gruppo di danze popolari, di danze e musiche popolari, no? Concumeni. E conosceva bene quel tipo di realtà folclorica. Eppure poi quando lui comincia a comporre canzoni, comincia a comporre delle canzoni sue su forme simili, no? a quelle del folklore. Ma poi cambia. Poi, senza tradire l'essenza, no? Di qualcosa di dentro, di popolare, di fortemente identitario cileno, lui crea delle canzoni che sono assolutamente nuove, sperimentali. Faccio un esempio, c'è una delle canzoni sue famose, si chiama Plegaria a un Labrador, preghiera a un lavoratore della terra, un contadino, no? Nella religiosità popolare, cioè nella cultura popolare cilena, la religiosità è molto forte, c'è un cristianesimo molto eterodosso, molto poco ecclesiastico che fa parte della cultura contadina, e lui prende questa cosa, ma ne cambia completamente i contenuti. E poi, dal punto di vista musicale, crea una canzone che ha una forma che è assolutamente non folclorica. E di cose di questo tipo ne faceva tante, mediava con livelli diversi della produzione artistica. E quindi dalla canzone folclorica a quella del cantautore, la canzone d'autore che rompe un po' la forma, fino a mettere in piedi uno spettacolo, un mega spettacolo che poi non si farà mai perché avviene il colpo di Stato prima. Che mette in campo attori, balletto, danza, orchestra sinfonica, e il gruppo musicale Intigli Mani, che era stato coinvolto in questa cosa, si chiamava Los Siete Estados, i Sette Stati. Esiste anche qualche registrazione non completa delle prove, delle bozze, insomma, di questo spettacolo, con un compositore colto, sinfonico, peruviano, che viveva in Cile. E quindi lui attraversa un po' tutto questo, il teatro, e mette insieme queste cose. Ma ancora un altro esempio, diciamo così, della spregiudicatezza artistica di Victor Jara, poi vado un po' a concludere, non voglio allungare troppo, ma questa canzone, Il derecho de vivir en paz, provate a cercarla nella versione, ascoltarvela su YouTube, nella versione di Victor Jara. È una canzone rock, in realtà. È una canzone rock che lui registra insieme, o la fa diventare rock nell'arrangiamento, con un gruppo di rock cileno dell'epoca, si chiamavano Los Blobs, e con il figlio di Violeta Parra, Ángel Parra, che anche amava abbastanza rock in quel momento. E allora diciamo, vabbè, ma che c'è di strano, sono i primi anni 70, fare una canzone rock. Eh sì, vabbè, però il rock in quel momento, da chi faceva musica impegnata in Cile, popolare in Cile, era visto come la voce dell'imperialismo, no? La voce di un paese sostanzialmente nemico, gli Stati Uniti, una cultura. E quindi, perché un esponente di questa nuova canzone politica cilena, eccetera, fa tanto tranquillamente a fare incursioni nel rock, vuol dire che tutto sommato aveva, diciamo, una visione molto chiara della necessità di avere una visione aperta sui generi, sulle culture. E infatti, diciamo che con il Partito Comunista Cileno allora questa scelta non era stata accolta proprio benissimo. Ecco, qualcuno l'aveva capita, ma molti anche no. E questo per dire, insomma, che lui ha tutta questa gamma. E forse, io direi che una delle ragioni per cui Victor Jara è calato così profondamente, insomma, nell'anima cilena, una delle tante, c'è il suo martirio, c'è la sua popolarità, la sua essere vicino alla gente, tutto quello che vogliamo, ma c'è anche questa sua capacità, secondo me importantissima, di essere estremamente moderno e attuale nel suo momento e di poterlo, e con una freschezza tale per cui può continuare a esserlo anche 50 anni, 60 anni dopo, ecco, questo io credo che sia un motivo importante. E non so se veramente è il motivo per cui perdura nella memoria cilena, però mi sembra un motivo buono per cercare di ascoltarlo e recuperarlo anche noi oggi, ecco, quindi di andare in cerca del valore di Vítor Jara, non solo soltanto perché era un autore che è stato, diciamo, capace di interpretare
i movimenti, la piazza, quello che succedeva, la storia, no? Che sicuramente è una cosa importante. Ma al di là di quello, proprio sul piano delle forme anche, delle forme musicali, delle forme poetiche, eccetera. A volte riuscite meglio, a volte meno. Non era un musicista, alle volte dubbiamente coglie nel segno, altre volte un po' meno musicalmente. Ma è sempre fortissima questa voglia di sperimentazione, questa voglia di creare forme nuove, di creare interpretazioni che evidentemente hanno funzionato, se ancora oggi vengono riprese. Per manifestare la gioia di manifestare, la gioia di dire ci siamo e vogliamo cambiare il Cile perlomeno, se non il mondo. E io credo che questo sia un fattore importante e mi sembra un fattore importante anche per dire, beh, allora perché non andiamo a riascoltarcelo, magari a riscoprirlo, al di là della contingenza storica degli anni 70. Ecco, questo mi sembrava di fosse buono dire. Grazie. Grazie Stefano. E allora domani io cercare le canzoni di Pittura su YouTube, ragazzi? Ok, allora adesso invece mi fa piacere presentarvi Maura Morales Bergman, direttore della fotografia del documentario di Nanni Moretti Santiago Italia, uscito nel 2018, che racconta i fatti del colpo di Stato in Cile in una maniera molto cruda, molto profonda. E quello che è molto bello, secondo me, è come Nanni Moretti, no, quella di dopo, riesce a raccontare qual è stato il ruolo dell'Italia durante quell'orrore, perché l'ambasciata italiana in Cile e l'ambasciata cilena in Italia hanno lavorato in sinergia per accogliere i rifugiati cileni. Però probabilmente più che dalle mie parole è meglio che lascio raccontare a Nanni Moretti il motivo per cui ha scelto di girare questo documentario. Ecco, quello che mi interessa che esca fuori da questa giornata non è chi e cosa, ma è perché. E sentiamo Nanni No daré un paso atrás, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Moretti. Una pagina di storia epocale questa. No, ma io stesso che seguivo le vicende politiche italiane e cilene in quell'anno, avevo esattamente 20 anni, è che io stesso avevo dimenticato quella storia, quella bella storia italiana di accoglienza. Senza studiosi, esperti, storici, no, facendo parlare solo le persone che c'erano, che allora avevano 30 anni, 20 anni, che allora avevano 7 anni, come una intervistata ricorda, e ricorda benissimo quell'11 settembre di lei, bambina di 7 anni. Ecco, volevo che a fare il mio film fossero le persone. E poi ho visto passare gli aerei a bombardare la moneta. Quello è stata una cosa che non l'avrei mai immaginato. Che cittadino si può immaginare che la sua propria aeronautica va a bombardare il palazzo di governo? Cosa che mi ha fatto molto impressione, molta impressione, a distanza di tantissimi anni, ormai sono 45, ci sono persone che non riescono ad andare avanti nel racconto, parlano e poi si mettono a piangere, si commuovono. Quindi è una ferita ancora aperta. In quei tempi lì i giovani volevano farsi sacerdoti perché era talmente, come posso dire, era talmente grande la statura. Morale di questo prete.
Perché ti sei commosso? Si parla anche di quello che ha fatto la Chiesa, il cardinale Ricketts in particolare, cioè ha fatto tanto per aiutare, no? Addirittura alcune suore hanno fatto saltare il muro di Scinto. Io non ho intervistato quella suora perché è morta, però è una suora famosa, Valeria, veneta, mi sembra, e il cardinale Silva Enriquez fu una figura fondamentale ed è un militante di sinistra a ricordarlo, ateo tra parentesi, però non riesce ad andare avanti per la commozione ricordando questo cardinale e quello che ha fatto. Come mai ti sei commosso pensando a questo cardinale? Perché era... come devono essere i cardinali. Io non sono cattolico, sono completamente ateo, non c'entro niente con questo qui. Però quando una persona merita rispetto, bisogna darglielo. Scappavano come scappano oggi dall'Africa. Sono un rifugiato, sono stato accolto, mi hanno permesso di integrarmi. Profughi ieri come oggi, alla fine qualcuno da casa dirà, però sono un po' diversi da quelli di oggi, no? Perché prepariamoci che faranno subito questa sera, ma non arrivano lo stesso tipo di persone, come la vede lei? Allora mettiamola così, io ho voluto raccontare questa storia di accoglienza, ho voluto raccontarla oggi quando un gran pezzo della società italiana va invece in direzione opposta. Io non sono imparziale. Io non sono imparziale. E Nanni Moretti ha spiegato perché Santiago Italia. Io ho avuto l'onore di fare una piccola intervista a Maura Morales Vega, la direttore della fotografia di questo documentario. Buongiorno a tutti, sono Maura Morales Bergman, direttore della fotografia italiano-cilena. E sono qui per parlare, purtroppo non posso essere con voi perché sono su un set in Emilia-Romagna. E vi parlerò di Santiago Italia. Da direttore della fotografia ti occupi di punti di vista, selezioni da dove far vedere un'immagine e orienti la prospettiva da cui farci vedere le cose. Guardando Santiago Italia è inevitabile mettersi accanto alle persone intervistate, viene voglia di abbracciarle. Come sei riuscita a creare questa forte empatia tra pubblico e immagine? Beh, con quello abbiamo lavorato tanto con Nanni per capire come girare le interviste. All'inizio pensavamo di girarle con due macchine da presa e la seconda inquadratura doveva essere un piano a due dove c'era Nanni presente. Poi già dopo la seconda intervista abbiamo capito che non era necessaria la sua presenza e abbiamo deciso di concentrarci sull'intervistato facendo un'inquadratura centrale, un po' come questa. E io cercavo in tutte le inquadrature uno sfondo bello, ricco di luce e di dettagli, ma un fondo anche dove sfocare il fondo per poter avere più a fuoco invece i personaggi, per poter far concentrare il pubblico appunto sulle parole e sulle emozioni che erano tante. Su Joan e Victor c'è moltissimo materiale fotografico. Lo stesso Victor coltivava una profonda passione per la fotografia e molte foto di Joan sono proprio degli scatti di Victor. Guardare le loro foto ti fa entrare un po' dentro le loro vite, ti ci fa affezionare e ti fa prendere ancora una volta posizione. Come riesce la fotografia in questo e in che modo, secondo te, la fotografia può muovere e smuovere le coscienze? La fotografia, nel momento in cui fai un'inquadratura, diventa tutto soggettivo, quindi
il tuo punto di vista è fondamentale, e tu lasci allo spettatore, fai vedere quello che hai voglia che veda. E proprio perché la fotografia del cinema è in movimento, si decide con un regista che cosa vorrei narrare, e anche se sono sentimenti quasi impercettibili, la luce e l'inquadratura ti aiutano lo spettatore a entrare nella storia, sia negativa che positiva che sia, a provare emozioni e sentimenti, anche senza dichiararlo apertamente. In un momento molto toccante di Santiago Italia, al termine di un'intervista, Nanni Moretti afferma: io non sono imparziale. Un artista forse non può mai esserlo, sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, nel senso, quel momento in particolare di Santiago Italia è stato molto emozionante, molto teso e molto difficile. Abbiamo avuto il permesso per entrare in quel carcere di massima sorveglianza in 4 persone, eravamo io, Nanni, il fonico e la traduttrice. E in quel momento ci hanno messo davanti a questi personaggi molto difficili, che avevano punti di vista completamente opposti al nostro, e quindi ci siamo sentiti quasi nudi. Mi ricordo che quando siamo usciti dal carcere ci siamo guardati esterrefatti da quello che avevamo appena vissuto, e quel momento è stato un momento del fuori le quinte. Io per fortuna avevo continuato a girare, l'intervista ormai era finita, infatti se potete notare c'è l'inquadratura che è leggermente verso l'alto perché la macchina era stata messa all'altezza degli occhi dell'intervistato, mentre adesso era in piedi, per cui ho semplicemente panoramicato in su e colto quel momento cruciale dove giustamente Nanni ha detto che di non essere imparziale. E il punto di vista del cinema di un artista non è mai imparziale, perché un artista decide in che modo farti conoscere una storia, di farti conoscere un posto, un colore, una musica, e quindi il suo punto di vista è essenziale. E nei documentari si cerca di essere il più oggettivi possibili, ma già nel momento in cui piazzi la macchina da presa in un punto piuttosto che un altro già diventa soggettivo, quindi no, un artista non può essere imparziale. Grazie a tutti. Adesso con piacere presento la professoressa Filomena Zamboli, che fino a una settimana fa era la dirigente scolastica del liceo Ernesto Pascal, con il quale lavoro. Da una settimana invece è dirigente tecnico all'ufficio regionale campano, ma con grande amore e sensibilità ha accettato il nostro invito, e ci tenevo tanto alla sua presenza perché lei ha avuto il coraggio e la lungimiranza 8 anni fa di aprire una sezione coreutica all'interno del liceo Ernesto Pascal. E a lei chiedo, anche a lei, questa è la giornata dei perché, perché? Buonasera a tutti, io ringrazio l'organizzazione tutta, la professoressa Marchesano, per questo invito, e rispondo volentieri al termine di questo bellissimo evento alla domanda del perché abbiamo deciso di avventurarci nell'aprire una sezione di liceo coreutico, per lo stesso motivo per cui Joan e per cui l'arte è un percorso trasformativo della società. Quando sono arrivata a dirigere il Pascal a Pompei negli anni 2012-2013, era un liceo di tutto rispetto, un liceo, un bellissimo istituto di vecchio stampo, un percorso trasformativo della società. Se la scuola vuole essere una istituzione come può esserla o come può esserlo l'università, che cambia il contesto nel quale opera, che può decidere questa azione di cambiamento, di incidenza,
deve essere una istituzione che ha il coraggio di togliersi l'abito della tradizione e prendere quello dell'innovazione. Per cui da semplice liceo scientifico classico delle scienze umane, il nostro è diventato nello stesso anno, subito dopo, anche un liceo linguistico, artistico e coreutico, cioè una istituzione che voleva utilizzare da questo punto di vista veramente l'idea che la persona e la bellezza, cioè lo studio di una serie di dimensioni della persona possono fare grande la persona. Gli studenti non sono soltanto testa, non sono solo intuito, non sono soltanto conoscenze. Prima la professoressa Marchisano diceva: è compito mio tutte le mattine trasmettere una disciplina o in qualche modo suscitare un animo verso la maturazione di sé. E allora l'intelligenza non è soltanto una intelligenza cognitiva, ma può essere un'intelligenza che usa le mani, che usa gli occhi, la bellezza del colore, che usa il corpo, che usa quindi tutta la persona. E la sfida che si porta dentro questa istituzione scolastica, che ha 7 indirizzi liceali adesso, pur configurandosi come un polo, è proprio questa. E per chi mi conosce sa che un posto speciale occupa proprio il liceo coreutico. Io ringrazio sempre non solo i nostri allievi, ma soprattutto le famiglie di questi allievi che cominciano il percorso, perché sono quelli che intuiscono più di tutti che questo percorso, in cui la danza è il linguaggio privilegiato perché fa cultura, non solo perché educa il corpo. Discutevo prima con la professoressa e ci dicevamo qual è la differenza tra un'ottima scuola di danza privata, che pure è importante, dove si studia solo la disciplina e l'approccio alla disciplina, e un liceo coreutico, perché il liceo è il luogo in cui accade anche la cultura della persona e la cultura della danza, mentre poi fai anche un approfondimento specialistico della disciplina, che è tutt'altro. E allora la sfida in questo senso è solo questa. Quando la professoressa Marchisano mi presentava 2 secondi fa, pensavo in questo transito alla dirigenza tecnica, per cui esiste la Campania, la nostra regione, che ha una rete dei licei, un polo di licei musicali e coreutici, ed è la regione nella quale, tra tutte le altre d'Italia, ha meglio saputo affrontare da questo punto di vista la guerra del Covid, che stiamo faticosamente lasciandoci alle spalle. E lo ha saputo fare perché nell'ambito di questi indirizzi di lavoro, di percorsi come il liceo coreutico, nei quali la mediazione tecnologica ha richiesto un momento ancora una volta di innovazione, di fantasia, di impegno da parte dei docenti, di tutt'altro respiro, no? Ha dimostrato che si può in qualche modo danzare anche a distanza, pur ovviamente desiderando con tutte le nostre forze e con tutto il nostro cuore la presenza, che poi è riaccaduta, e in qualche modo abbiamo potuto metterci in gioco anche sotto questo aspetto. L'anno scorso il Liceo Pascal di Pompei si è inventato un percorso che abbiamo titolato Patto per la Danza, e cioè abbiamo ricoinvolto in una modalità come quella che stiamo facendo oggi dei testimoni viventi, coreografi, danzatori, artisti, che potevano in qualche modo raccontare agli studenti le loro guerre personali e le loro vittorie. Bene, la sfida del liceo coreutico per noi ha rappresentato e continua a rappresentare, dico noi, una delle più belle battaglie, perché la scuola può essere quella
e Pompei ne è una rappresentazione. Per antonomasia è la città più conosciuta al mondo, perché abbiamo delle vestigia incredibili, e tutto questo può essere un peso, un macigno enorme sulle spalle della gente che lo abitano, un macigno enorme sulla cultura dell'Italia, perché potrebbe essere lettera morta. E quindi la sfida da questo punto di vista è: ridiamo alla cultura attraverso tutti i suoi linguaggi. Per questo abbiamo voluto il liceo linguistico, per questo abbiamo voluto il liceo artistico, per questo abbiamo voluto soprattutto il liceo coreutico, perché come diceva Joan, la danza è l'unica forma di espressione che non può censurare mai nessuno. E grazie ancora. Grazie alla professoressa Zamboli. Adesso, per ultimo, non per importanza, vi presento Francesco Betti, attore, regista, musicista, che ha accettato anche lui, forse con coraggio e non lo so, con spregiudicatezza, il mio invito a lavorare assieme alla creazione di uno spettacolo che racconti la storia di Giovanni Pippo. E quindi anche a te chiedo perché. Bella domanda, per il senso arrivo, perché credo che questa sia una storia assolutamente da raccontare. In realtà, quando Virginia mi ha parlato di questa storia, mi ha esplicitamente chiesto di fare uno spettacolo, lo spettacolo non esiste ancora ovviamente, di fare uno spettacolo che fosse rivolto alle scuole. Perché io, diciamo, con la mia compagnia mi occupo soprattutto, anche se non solo, di teatro nelle scuole. E quindi mi ha chiesto di fare uno spettacolo per far conoscere questa storia soprattutto alle persone più giovani. Da questo punto di vista io ovviamente sono assolutamente d'accordo, un po' perché faccio questo mestiere, un po' perché effettivamente sono storie che, lo diceva pure Nanni Moretti, cioè lui stesso, che magari aveva 20 anni all'epoca, poi se le è dimenticate. Invece sono cose che credo che sia meglio non dimenticare. Poi nel teatro e nelle scuole si parla più, alla fine soprattutto, più o meno parlando sempre di storie tragiche, sempre dei soliti argomenti. Non perché ovviamente che voglia sminuire, tra l'altro anche io ho degli spettacoli su questi argomenti, tipo Auschwitz, tipo la Shoah e tutto il resto, ma tante altre cose vengono magari un po' dimenticate, come anche la storia, la stessa nostra storia degli anni 70, secondo me è piena di cose che credo che siano importanti da ricordare. Tra l'altro Victor, io adesso dico questa cosa da teatrante, Victor, oltre ad essere un musicista, lui in realtà aveva non cominciato, perché come diceva il professore Cavagnin prima, lui comincia ascoltando i canti popolari e riproducendo i canti popolari, ma lui poi quando va a Santiago si iscrive all'Accademia di Teatro, quindi diventa un attore, diventa un regista, diventa un mio collega. E fa degli spettacoli teatrali, lui in realtà conosce anche Patrizio e Joan anche attraverso il teatro, oltre al fatto di fare il musicista per loro. E, a un certo punto, questo è un buon punto di domanda per noi teatranti e credo anche ballerini e ballerine e teatrante, come si dice le teatrante? Oh. Lui a un certo punto se ne allontana perché il teatro gli sembra che non riesca a comunicare veramente e profondamente al popolo. E questa è una buona questione per noi, perché capire perché il teatro o la danza siano, rispetto a altre forme tipo la musica popolare o per non dire la musica pop, più lontani dalla comunicazione verso le persone, è una buona domanda da porsi. Io, al di là di questa storia sul mio mestiere, sullo spettacolo, eccetera,
Volevo, perché uno spettacolo, per fare uno spettacolo bisogna studiare, io non sono un professore, quindi sono un po' un estraneo in questa situazione, però per fare uno spettacolo si studia e questa è una delle cose più belle che esistono nel mio mestiere. E quindi ho cominciato anche io a leggere, a studiare, eccetera. E mi sono imbattuto in quel libro che viene citato nel video, che è An Unfinished Song, The Life of Victor Jara, che è stato scritto da John Jara. Esiste la traduzione in italiano, ma ahimè non è più in commercio. E quindi io, grazie a internet, sono riuscito a beccare la versione in inglese, l'ho tradotta, tra molte virgolette, e in realtà mi piaceva, visto che tanto si è parlato di, far parlare un poco la protagonista. E quindi avevo preso dei pezzi del suo libro. Il libro in realtà è appunto è la storia è la storia della storia di loro due. Gli ultimi due capitoli parlano di quello che succede nella settimana che parte dall'11 settembre del 73, che è il giorno del colpo di Stato. E ovviamente ho provato a tagliare perché sono tante pagine, non so quanto dura, quindi quando vedo persone che svengono oppure mi fate piccoli cenni tipo chiudi e io vado a chiudere. Quindi parla John. 11 settembre 1973. Mi sveglio presto come al solito. Victor sta ancora dormendo. Così esco in silenzio dal letto e sveglio Manuela, che deve andare presto a scuola. Tutto è normale. Nella normalità nella quale stiamo vivendo. È una mattina fredda, tetra, nuvolosa. Facciamo colazione, io e Manuela, e ci avviamo verso la scuola. La macchina di Allende è già passata, accompagnata dalla solita scorta, più presto del solito, perché loro abitavano abbastanza vicini. Le persone che facevano la fila per il pane al chiosco dei giornali stanno dicendo che c'è qualcosa nell'aria. Lungo la strada verso casa, sta tornando da aver accompagnato la figlia, accendo l'autoradio e arrivano notizie che Valparaiso è stata isolata e ci sono strani movimenti di truppe. I sindacati hanno invitato tutti i lavoratori a riunirsi in assemblea nei loro posti di lavoro perché c'è un'emergenza, un allarme rosso. Mi affretto a casa per dirlo a Victor. Quando arrivo è già in piedi. Sembra che ci siamo, ci diciamo l'un l'altro. È davvero cominciata. Victor doveva cantare all'Università Tecnica quella mattina, all'inaugurazione di una mostra speciale sugli errori della guerra civile e del fascismo. Beh, non avverrà, ho detto. No, però credo di dover andare lo stesso. Mentre uscivo nuovamente dal cortile con la macchina, i nostri vicini cominciavano a radunarsi. Parlavano concitatamente, ad alta voce, iniziavano già a festeggiare. Sono andata a prendere Manuela a scuola e sulla strada di ritorno, nonostante la ricezione cattiva, abbiamo sentito Allende alla radio. Era rassicurante sentire la sua voce dal Palazzo della Moneda, ma sembrava quasi un discorso di addio. Ho trovato Victor nello studio, che ascoltava la radio, ma era tutta disturbata, perché quasi tutte le stazioni dell'Unità Popolare erano state messe fuori uso. Victor aveva aspettato che tornassi per uscire. Aveva deciso di andare al suo posto di lavoro all'Università Tecnica, obbedendo alle istruzioni del sindacato. Victor aveva aspettato... Victor esce. Era impossibile salutarsi per bene. Se lo avessimo fatto, lo avrei trattenuto e non l'avrei mai lasciato andare via. Quindi siamo rimasti sull'informale. Mamita, mi dice, tornerò il prima possibile, lo sai che devo. Resta calma. Ciao. E quando mi sono girato a guardare, Victor era andato. Monica stava preparando il pranzo, quando improvvisamente c'è stato il tuono e il sibilo di un jet in picchiata e poi una tremenda esplosione. Era come essere di nuovo in guerra.
Mi sono precipitata fuori per riportare dentro le bambine. Ho chiuso le imposte di legno e le ho convinte che era tutto un gioco. Ma i getti continuavano a passare e sembrava che i missili che sparavano stessero cadendo sul quartiere proprio sopra di noi, verso le montagne. Credo che sia stato in questo momento che ogni illusione sia morta in me. Se questo era quello che avevamo di fronte, che speranze potevamo avere? Poi arrivarono gli elicotteri, bassi, sulle cime degli alberi del giardino. Dal balcone della nostra camera da letto li vedevo librarsi come insetti sinistri e crivellare a colpi di mitra la casa degli enti. Subito dopo squilla il telefono. Corro a rispondere e sento la voce di Victor. Amica, come stai? Non sono riuscita a chiamare prima, sono all'università. Lo sai cosa sta succedendo, vero? Io gli ho detto dei bombardieri, ma che stavamo tutti bene. Quando torni a casa? Ti chiamo più tardi, ora il telefono serve. Ciao. E poi non c'è stato nient'altro da fare che ascoltare la radio. Le dichiarazioni dei militari tra una marcia e l'altra. Ascoltiamo la notizia che il Palazzo della Moneta è stato bombardato e dato alle fiamme. Ci chiediamo se gente sia sopravvissuto. Non c'è nessuna dichiarazione sull'argomento. Viene imposto il coprifuoco. Victor mi chiama. Sono le 4:30 del pomeriggio. Devo restare qui. Sarebbe difficile tornare a casa a causa del coprifuoco. Torno a casa domattina appena lo tolgo. Mamita, ti amo. Anch'io ti amo. Avevo un grampo in gola mentre lo dicevo e lui aveva già riattaccato. Quella notte sono andata a letto, ma ovviamente non sono riuscita a dormire. Dappertutto, nel quartiere, nell'oscurità, si sentivano colpi d'arma da fuoco. Ho aspettato il mattino chiedendomi se Victor avesse freddo, se fosse riuscito a dormire, dove fosse, sperando che si fosse almeno portato una giacca. La mattina dopo, Victor non era ancora arrivato. Siamo rimasti incollati alla televisione, nonostante fossimo vicini a vomitare per quello che vedevamo, guardando le facce dei generali. Abbiamo sentito l'annuncio ufficiale che Allende era morto. Abbiamo visto le immagini delle rovine del Palazzo della Moneta e della Casa d'Allende mandate ininterrottamente, con particolari della sua camera da letto, del suo bagno o di quel che ne rimaneva, con un arsenale di armi che sembrava pateticamente piccolo, considerato che le sue guardie dovevano proteggerlo da attacchi terroristici. È stato solo nel tardo pomeriggio che ho saputo che l'università era stata presa, che la mattina i carri armati erano entrati nel recinto dell'università e che un gran numero di estremisti erano stati arrestati. Passò il mercoledì sera, un'altra notte fredda, tremendamente fredda per essere settembre. Il letto era grande, vuoto, e c'era un vuoto angosciante al mio fianco. Ho dormito in modo irregolare, ho sognato il tocco di Victor, i suoi fianchi caldi intercetti ai miei. Mi sono svegliata nel buio vuoto, con angoscia e timore per lui. La mattina dopo ancora nessuna notizia. Ho provato a chiamare varie persone, potevano sapere quello che era successo all'università, ma nessuno era sicuro di niente. Kena, una sua amica, aveva scoperto che i detenuti dell'università tecnica erano stati portati allo stadio civile, il grande stadio dove Victor aveva cantato tante volte. Ma non era sicura che Victor fosse tra di loro. La maggior parte delle donne erano state rilasciate e avevano date notizie, solo che non erano sicure che Victor fosse stato arrestato con gli altri, perché erano state separate dagli uomini. Nel pomeriggio squillo il telefono. Con il cuore in gola, corro a rispondere. Una voce sconosciuta, molto nervosa, chiede della compagniera John. Compagniera, tu non mi conosci, ma ho un messaggio per te da tuo marito. Sono stato appena rilasciato dallo stadio civile, Victor. Mi ha chiesto di dirgli di restare calma e rimanere in casa con le bambine. Ha lasciato la macchina nel parcheggio fuori dall'università, se magari qualcuno potesse prenderla per te. Non crede che lo faranno uscire dallo stadio e arrivare. Continua, poi alla fine viene a sapere da un'altra persona che appunto lo hanno ucciso, quindi arriva una persona lunedì, passata una settimana, e le dà la notizia. Mi dispiace, devo venire a cercarla, temo di doverle dire che Victor è morto. Il suo corpo è stato trovato all'obitorio, è stato riconosciuto da uno dei compagni che lavorava lì.
insomma, lei va lì, c'è tutta la descrizione del, di questo obitorio stracolmo di cadaveri, e in una fila lei riconosce Victor, nonostante sia quasi riconoscibile, poi c'è tutta la trafila per poterlo seppellire, e c'è tutto il capitolo dopo in cui le parla di tutto il percorso che ha fatto per riuscire a ricostruire le ultime ore del marito. Appunto, ripeto, il libro purtroppo non c'è in Italia, però si trovano questi capitoli su internet, sempre a proposito del fatto cercare. E niente, grazie. Passo la parola a Maria. Cari amici, cari spettatori, grazie per averci maggio. E io vorrei passare la parola a Elisa Tuo, per la cittadina, per la cura. Un pomeriggio grande. Allora, volevo dire un paio di cose che ho dimenticato. Nel periodo della dittatura, Patrice Buster e si è esiliato in Germania Est, a Rostock e a Dresda, alla scuola di Greta Luca. E lì ha montato, con un titolo tedesco, Nonostante tutto venceremo. Quindi, diciamo, non ha mollato un attimo. Kurt Jooss, per chi non magari sapesse, non ricordasse, è stato al ritorno in Germania il maestro di Mila Bausch, la quale non ha fatto lavori contro la guerra, ma lavori dove guarda l'umanità. Sento spesso usare l'aggettivo disumano, disgraziatamente non è vero, certi orrori sono umani, purtroppo. E allora stavo pensando, guardando a queste manifestazioni, a questi canti, a questi racconti letti meravigliosamente, che cosa abbiamo di fronte oggi? Cioè, io ripensavo agli Intellimani, a Bob Dylan, a John Baez, li ho vissuti, io ho avuto una bellissima gioventù. E oggi mi trovo di fronte al problema Regeni e Zacchi. Mi trovo di fronte alle manifestazioni no Green Pass. Il Pride, da una parte, la danza partecipa. Come? Il Pride di DL Zan. La danza come reagisce a tutto questo? Non è che io mi aspetti una traduzione in danza di tutti i drammi che stiamo vivendo. Io prendo prestito un titolo di Jorge Amado, un brasiliano, che dice Teresa Battista stanca di guerra, cioè avendo visto il Cile e avendo visto l'Afghanistan, adesso sono un po' turbata. Vorrei ricordarmi che la Biennale di Venezia in quegli anni ha dedicato un anno speciale al Cile, cioè ci fu allora in quel momento in cui l'economia italiana non andava male, in cui accoglievamo i rifugiati cileni, peraltro vorrei dire cattolici e bianchi, accogliere i musulmani non bianchi e un altro paio di marche. Tutto questo mi fa ripensare a quel tempo. Quando avevamo la radio, le notizie c'erano la radio, si fa il documentario, oggi abbiamo social, internet, nel bene e nel male. È una realtà la nostra dove dire giusto o sbagliato. Allende aveva ragione, il capitalismo nordamericano aveva torto, no? I vietnamiti avevano ragione, gli Stati Uniti avevano torto, Patrice Buster e la sua famiglia. Oggi è un po' più difficile, io credo, e devo dire
siamo chiamati a fronteggiare, a capire quali sono gli elementi da tradurre per gli artisti in forme d'arte, ovvio non in maniera pedestre, ma in maniera artistica. E per me, che sono un'osservatrice degli artisti, ho la fortuna di non essere un artista, ma un'osservatrice, di capirli e di seguirli in questo percorso di arte che, anche quando è solo formale, quando non racconta, ma deve mordere nel presente. Io ho visto, parlando di danza in questi ultimi anni, molto guardarsi allo specchio, non tanto guardare fuori dalla finestra, da artisti, quindi non, ripeto, pedestremente. Però ci sono situazioni, io non perdo le speranze. Ho visto pochi giorni fa uno spettacolo che non è di danza, ungherese, dove in una maniera straordinaria gli attori, con tutta anche una capacità di sorridere, di fare dell'ironia, raccontano di come il governo ungherese, attraverso un escamotage, l'azienda delle acque, non so che, vuole cacciare i rom dalle case popolari. E vi assicuro, uno spettacolo fantastico. Proton Theater si chiama Imitazione della realtà. Quindi gli artisti possono fare. E l'omaggio che facciamo oggi a queste persone, a Joan e ai suoi mariti, vorrei mettere Joan al centro, e i suoi mariti all'altro, mi dà conforto, mi rallegra in un momento che non è esattamente esaltante. Grazie a tutti, a nome di Air Danza e dell'Università Orientale e del CESAL, che hanno in qualche maniera accompagnato e organizzato l'iniziativa. Quindi io rivolgo a voi il punto interrogativo che è, diciamo, che ha viaggiato in questa giornata: perché? Il perché del nostro agire, il perché del nostro essere artisti o docenti, e quindi è un punto interrogativo che continuerà a, come dire, a oscillare, a danzare nelle nostre attività. Grazie e buonasera a tutti.